tutto bene? Sean ha trovato la seconda fonte d'energia. Ho chiesto a Rebecca di trovarci un volo. Per dove? Brasile. Ci sei, Rebecca? Pessimo segnale, mi senti? Ah, funziona alla grande. Ci riproverò una volta salito. Ora mi senti? Parte chiaro. Qual è il piano? In base alle nostre informazioni, la fonte di energia si trova nel bracciale della bella moglie di un riccone. Stiamo cercando di localizzarla, ma è probabile che sia nell'area vista a livello superiore dello stadio. Ti aggiorno al più presto. Certo, puoi entrare. Servirà un biglietto. Non hai il tempo di comprarlo, rubalo a qualcuno. Beh, è un po' da stronzi. Altrimenti puoi provare a superare le guardie. Non posso lasciare entrare senza un biglietto. Posso lasciare entrare senza un biglietto? Certo, puoi entrare. Biglietti, per favore. Signoras e signores, por favor, cooperi con equipi di sicurezza. Trova il modo di entrare, Desmond, e per favore trovalo in fretta. Non sembrano normali guardie. Perché non lo sono. Sono agenti Abstergo. Ci sarà anche Cross. Devi stare attento. Occhio! Bene, laggiù c'è un posto di blocco. Sicurezza! Ok, che è isso? Nasconditi ora! Resta tra la folla e andrà tutto bene. Oppure cerca di aggirarlo. Egli sta qui! Egli sta qui! Uomini tu scartati! Senti un po', ma che ci fanno tanti urinatoi in uno stadio? È disgustoso. Mi chiedo chi li avrà progettati. Direi che fanno risparmiare tempo. Non c'è neanche un cesso chiuso. Non posso. E se mi viene la diarrea? Sì, però magari in quel caso spegni il microfono. Mi sa che sono vicino. Cazzo. Attento, ora ti cercano. Devi trovare un'altra strada per passare. Ci sono troppe guardie qui. Guardi in avvicinamento. Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso.
Quem vocês pensam que são? Sugiro abaixar por favor, o tom de voz. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã! Manca poco. Prova dall'altro lato del fiume. Dall'altro lato. Cara qui per essere insultato per un brutamonte. Aquele cara tá maluco. Lì sta! Brigati! Bene, scendi in mezzo. Fermo un treno per te. Thank you.
di energia, come vuoi. Allora, qualche novità? Hai scoperto qualcosa di utile? Lavoravano a cose molto strane verso la fine. Cercavano di creare nuovi corpi e di conservare le loro menti dentro a computer. Un fallimento dopo l'altro. Sarà stato difficile per loro. Anche questo mi preoccupa. Insomma, dicono che là dentro c'è qualcosa per noi. Ma che cosa? E perché è sigillato se è esattamente quello che ci serve? Non lo so, forse è pericoloso. Forse volevano assicurarsi che solo tu ci arrivassi. Ecco la seconda domanda. Cosa mi rende così speciale? Lo sapremo quando apriremo la porta. Ehi, mi mette un po' a disagio chiedertelo, ma cos'è successo con Lucy? Non lo so. Scusa, non dovevo parlarne. No, va bene. È che davvero non lo so. Ne parlavo con mio padre prima. Insomma, Giunone ha preso il controllo. Ma io ho obbedito, per così dire. L'ho lasciata fare. No, non è esatto. Non era lei in realtà, era più come un programma. Ti sembra assurdo? Mi mostrava delle cose. Cosa hai visto? Se non avessi fermato Lucy, l'abstergo avrebbe preso la mela e noi saremmo tutti morti. Io non capisco perché ci abbia tradito. Sono sicuro che pensava di fare la cosa giusta. Devo tornare al lavoro e tu dovresti fare lo stesso. Andiamo su, c'è molto da fare. Incredibile. Che c'è? I vostri politici citano di continuo i padri fondatori, affermando che oggi sosterrebbero una cosa oppure un'altra. Questa è una totale mancanza di rispetto verso la storia. Ma è la tipica propaganda politica. Sì, ma è disonesta e fuorviate. Come si può dire di conoscere davvero quegli uomini basandosi solo su pochi appunti e tanta fantasia? Si rifanno ai loro piani, a ciò che loro progettavano per il paese e il suo futuro. Idealistico e improbabile. Ma credo che ai vostri presidenti e senatori e giudici importi davvero delle idee dei fondatori. A loro importa soltanto come sfruttare le parole di allora in chiave moderna. A chi interessa se erano teisti o se volevano una banca centrale? Perché la gente vuole rassicurazioni? L'importante è ciò che tu, in quanto singolo, pensi. E perché lo pensi? Cosa? Siamo così insicuri da cercare conferme in lettere scritte nel Settecento? Oh, guarda, mamma, un uomo morto è d'accordo con me. Forse, leggendo le sue lettere alla fidanzata, sembra dalla mia parte. Cristo, Sean, è un punto di vista un po' cinico. Ma non per questo meno vero. Cerco di capire perché uomini come Washington e Jefferson hanno dedicato la loro vita agli ideali di libertà e uguaglianza quando poi avevano degli schiavi. È ipocrita al massimo. Ma i vostri libri di storia non parlano mai di queste cose. È come se fossero minuscole inezie. Combattevano una guerra. Per il futuro del paese. Come facevano a risolvere tutti i problemi insieme? No, la tua è una vera apologia. È la solita solfa. I diritti civili e l'uguaglianza possono aspettare. Ci sono guerre da combattere, economie da salvare. Ma
che senso ha se le persone non sono libere e uguali? Tutte quante. Vorrei ci fosse un modo per condividere quanto appreso nell'Animus con gli altri. Sarebbe fantastico rispondere alle domande sul passato, conoscere le civiltà perdute. E come pensi di farlo? Non possiamo rivelare al mondo l'esistenza dell'Animus. Perché no? Desmond ha ragione, sarebbe rischioso. E non sappiamo ancora come gestire l'effetto osmosi. Forse dopo aver salvato il mondo potremmo pensarci. Anche se riuscissimo a evitare l'apocalisse, non è che i Templari sparirebbero di colpo. Temo che la nostra guerra continuerebbe anche dopo questa battaglia. Oh, guarda l'ora. Il tempo vola, eh? E senti, credo sia meglio che ritorni nell'Animus.